Qui siamo di fronte a un argomento abbastanza recente e attuale, no? E diamo quindi inizio alla discussione della tesi di San Massaro, che per il conseguimento della licenza in teologia fondamentale ha scritto il contributo del militare alla pace, via ordinaria alla santità, ci supporre il militare. Analisi teologica fondamentale della professione militare e del senso dell'assistenza spirituale al loro legale, cioè al militare. Va bene. E ci dice perché questa scelta, come è lavorato, a quali conclusioni si è giunto, e devo anche dire che il mio suggerimento si è anche confrontato con la critica forte di Lorivani ai cappellani militari. Famosa lettera, l'obbedienza non è più una virtù, la tenete scritta sulle divise, l'obbedienza non è più una virtù, così diligenziamo subito. Vai! Allora, per presentare un attimo la mia tesi, inizierei con due premesse che sono state le premesse che mi hanno spinto a lavorare in questi termini. E la prima premessa è stato l'incontrare il metodo in teologia fondamentale presentato dal professor Lorizio, che è il metodo che regge tutto il corso di studi sulla teologia fondamentale di questa Pontificia Università. E proprio partendo dall'analisi, dalla presentazione di un testo che lei ha scritto durante la pandemia, Semi del Verbo, Segni dei Tempi, sono rimasto impressionato dalle prime pagine di quella prefazione, in cui lei paragonava il lavoro del teologo al lavoro dello spigolatore. E partendo infatti dalla teoria del Logos dei Semina Verbi di Giustino, il quale diceva che ci sono dei semi del Logos presenti nelle culture pre-cristiane e che quindi, per quanto di vero e per quanto di buono hanno in sé, sono delle vere prefigurazioni del Logos, che quindi noi consideriamo come verbo incarnato della persona di Gesù Cristo. Oggi invece noi questi semi dobbiamo andarli a recuperare dopo la grande mietitura della post-secolarizzazione del periodo in cui viviamo. Quindi il teologo lavora in ginocchio proprio per recuperare questi semi che nel mondo globalizzato e ormai post-cristiano di oggi si possono ancora raccogliere. La seconda istanza che mi ha portato a fare questo lavoro, ad approfondire questa tematica, è stata quella di mettere a confronto il mio percorso di studi con una vita pastorale concreta, in questo caso con la vita pastorale dell'ordinariato militare. Ho inteso sempre questi studi da me compiuti non come degli studi fini in se stessi, ma degli studi da impiegare poi in un'attività pastorale. Quindi ho creduto opportuno mettere a confronto questo metodo di teologia fondamentale con la vita pastorale dell'ordinariato militare. L'ho fatto questo in un periodo molto importante, perché nel 2021 c'è stata una ratifica di un accordo bilaterale fra l'Italia e la Santa Sede riguardante l'assistenza spirituale alle forze armate e insomma l'essere del cappellano militare in sé nella struttura dello Stato. E questa ratifica di questo accordo bilaterale, diciamo che ha 50 anni di dibattito, 50 anni di dibattito quando dal 68 in poi si inizia anche a criticare la presenza del sacerdote in mezzo alle forze armate per vari motivi. Proposte di legge sono state fatte molte volte per anche abrogare questo istituto e anche dal punto di vista sia giuridico italiano sia teologico sono state date vari punti di vista alla questione. Quindi questa questione è sempre stata analizzata da vari punti di vista del diritto ecclesiastico, del diritto canonico, delle scienze internazionali, della teologia morale. Non era mai stato fatto però un lavoro di teologia fondamentale, quindi mi sono detto: diamo un senso a questo percorso di studi nella mia vita concreta, analizzando e cercando di dare appunto ragione della speranza che in noi, come dice Pietro nella sua prima lettera, in rapporto all'esserci di una assistenza spirituale nelle forze armate. È una ricerca che ovviamente ha dei limiti di spazio, dei limiti di tempo, perché come dicevo questo tema meriterebbe di essere approfondito sotto tanti e tanti punti di vista che non è stato possibile eseguire in questo breve lavoro.
sono partito da un'intuizione, sviluppando un'intuizione di Monsignor Giuseppe Mani, che è stato ordinario militare a fine anni 90, già visto consigliere di Roma, lettore del seminario romano, che all'interno del sinodo, che è stato proprio il momento ecclesiale, il topos ecclesiale in cui si sono confrontati tutti i cappellani d'Italia, e la Chiesa militare si è confrontata nel suo essere e nella sua autocomprensione, all'interno di questo sinodo, in tre celebrazioni, ha presentato tre omelie sinodali in cui presentava tre figure di militari cristiani, no, di militari all'interno del Vangelo. Io ho preso questa intuizione di Monsignor Mani sviluppando il primo capitolo di questo lavoro, in cui ho inserito anche un'altra figura, chiedendomi: è possibile essere cristiano e militare per quanto leggiamo oggi nel Vangelo? Analizziamo il rapporto che c'è stato fra il militare e Gesù, o fra il militare e l'esperienza del Vangelo, l'esperienza del messaggio cristiano. Sono partito dalla predica sociale di Giovanni Battista, che si può leggere nel capitolo secondo di Luca, in cui i militari, davanti al Battista che arringa le folle, chiedono una domanda semplicissima: e noi cosa dobbiamo fare? Ci si potrebbe pensare che il Battista dica: mollate le armi e fate qualcos'altro. Invece il Battista che cosa dice? Non frodate, accontentatevi del giusto stipendio. Quindi vediamo che la professione, e questo sarà un cardine di tutta la ricerca, la professione in sé non è un ostacolo alla via della salvezza, alla via della santità. Questo primo quadro va parzialmente a introdurre gli altri tre, che sono tre episodi evangelici. Il primo è il centurione di Cafarnaum. Centurione di Cafarnaum, che è un centurione gentile, pagano, però molto vicino all'ambiente della sinagoga, che implora Gesù di far guarire il suo servo. Gesù loda il centurione pagano perché dice: la tua fede è più grande di molti altri, e pagani come lui passeranno avanti nel banchetto del Regno dei Cieli a molti altri. Probabilmente, naturalmente, si riferiva ai giudei. Il secondo quadro di questo capitolo è il centurione di Cesarea, il centurione del Calvario, descritto in Marco, che è alla fine il protagonista del Vangelo di Marco, perché il primo versetto del Vangelo di Marco dice: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E nel Vangelo di Marco chi è quello che dice: costui veramente figlio di Dio? È un militare. Probabilmente e paradossalmente, perché il Vangelo si legge anche su molti paradossi, il capo della centuria che ha eseguito la sua condanna a morte, vedendo morire Gesù in quel modo, dice Marco, quindi in totale affidamento, e probabilmente anche facendo riferimento ai fenomeni che si sono potuti vedere atmosferici, dice: costui veramente è il figlio di Dio. Il terzo invece militare evangelico, così possiamo chiamarlo, è il centurione di Cesarea, che è il primo battezzato, e la sua vicenda si narra al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, il primo battezzato pagano da Pietro. Quindi è il primo che è sulla scorta anche di tutto il dibattito che poi ha rilanciato il Concilio di Gerusalemme sulla circoncisione, sull'obbligatorietà delle usanze ebraiche, il primo battezzato da Pietro, che era un fiero sostenitore della necessità della circoncisione, eccetera, il primo battezzato da Pietro proveniente dai gentili è un militare, un centurione, che assieme a lui riceve il battesimo, tutta la sua casa, quindi la sua famiglia, probabilmente anche i suoi servitori. Quindi la domanda a cui si intendeva rispondere in questo primo capitolo, si può essere cristiani o militari, dal mio punto di vista riceve un'affermazione positiva, perché possiamo vedere come per Gesù non conti sicuramente la predisposizione dell'animo che porta a compiere una certa professione. Questa predisposizione dell'animo per il militare oggi in servizio, io la leggo, per il militare cristiano oggi in servizio, la leggo è necessariamente corrispondente a due dettati del Vangelo. Il primo, il discorso della montagna, beati gli operatori di pace. Il secondo, Giovanni capitolo 15, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Nel secondo capitolo, e qui entra un po' nel vivo l'impianto di teologia fondamentale che lei, professore, ha dato a questo corso di studi, io mi chiedo: andiamo ad analizzare quale seme del verbo caratterizza la professione del militare oggi.
Per quanto ripetuto nella brevissima introduzione che ho fatto, appunto questa teoria del seme del verbo nell'età contemporanea si poggia sulla concezione di Giustino, ma va poi riletta in ambito contemporaneo quando i semi, ripeto, sono quelli rimasti dopo la mietitura di una società cristiana che non esiste più. Ho cercato quindi in questo di analizzare brevemente che cosa dice il Magistero della Chiesa oggi sulla professione militare, e necessariamente per fare questo lavoro ho dovuto recuperare ciò che, ad analizzare ciò che il Magistero dice oggi in merito alla pace e al perseguimento della pace. Ho notato che nell'ambito di due millenni di Magistero della Chiesa e di due millenni di approfondimento vi è stata, dal Concilio Vaticano II in poi, una conversione a livello di Chiesa e poi vedremo anche a livello di Stato. A livello di Chiesa, perché ho notato che si passa da una dottrina che è quella della guerra giusta a una dottrina che potremmo dire quello del perseguimento della pace giusta. La dottrina della guerra giusta, che è stata formulata nell'ambito cristiano da Agostino, però prendendo anche le mosse da molte affermazioni di Cicerone, che poi è stata codificata da San Tommaso, arriva, dobbiamo dirlo, fino alla Prima Guerra Mondiale, perché Pio X, questo non l'ho scritto nella tesi, ma è una cosa che mi sono ricordato oggi, Pio X si rifiuta di condannare apertamente la Prima Guerra Mondiale, perché dice no, l'Austria, che è lo Stato cattolico per eccellenza, si sta difendendo, quindi questa è una guerra giusta. Si sta difendendo da un attacco ingiusto, quindi questa è una guerra giusta. Sarà poi Benedetto XIV che pochi mesi dopo parlerà di un inutile strage. Ecco, questa evoluzione in campo teologico è sicuramente riferita a un periodo, quello del Concilio Vaticano II, che leggiamo dopo un secolo tremendo dal punto di vista della pace, perché in due guerre mondiali non è normale calabrese. Allora possiamo parlare di questo, perdiamo il filo, possiamo parlare di questo e vedere questa conversione, come questa conversione a livello del Magistero sia data sicuramente da una presa di coscienza che deriva da un periodo travagliatissimo, due guerre mondiali, le dittature, il dramma del nazismo, del comunismo e centinaia di migliaia, milioni di morti. E questa concezione della pace giusta possiamo leggerla in Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, nella terz'ultima parte, dedica un capitolo al perseguimento della pace. Questa riflessione che era iniziata già con l'enciclica Pacem in Terris, di Giovanni XXIII, che inizia questo discorso e questo rinnovamento. Che cosa si dice in Gaudium et Spes? In Gaudium et Spes si dice che la guerra, la pace non è una mera assenza della guerra. Quindi noi non possiamo considerare la pace come un tenere tutte le questioni aperte, tutti i dissidi, le violenze aperte, ma senza il nome di guerra. La pace è qualcosa di più. La pace fra gli stati deve partire essenzialmente dalla promozione della libertà individuale e di tutti i diritti fondamentali che alla persona umana vanno perseguiti. E in questo caso che cosa dice il Concilio? Il Concilio dice che l'umanità ferita dal peccato, nonostante la presenza del Vangelo, nonostante la presenza di una possibilità teorica di arrivare a un mondo di pace, non ci sarà mai e non sarà mai possibile, perché l'umanità ferita dal peccato non sarà mai, almeno su questa terra, in grado di stare in pace totalmente. Quindi, qual è la soluzione a questa utopia? La soluzione a questa utopia è quella di, prima di tutto, rendere meno disumani i dolori delle guerre presenti. E il secondo è la promozione integrale e la difesa del debole, cioè di colui che nella guerra ci fa la spesa, anche ad opera dei militari. Si parla in Gaudium et Spes 79 di militari che vengono definiti con una parola importante, vengono definiti ministri della sicurezza e della pace dei popoli. Ministri in che senso? Della sicurezza, perché il militare oggi in uno Stato democratico e moderno, e qui arrivo a quella conversione di cui parlavo prima, che non è solo a livello ecclesiale ma è anche a livello governativo. Oggi ad esempio non si parla più di un ministero della guerra, ma si parla di un ministero della difesa, perché nonostante le travagliatissime questioni che sono sotto gli occhi di tutti e che vediamo, e c'è la volontà di ogni Stato democratico di
avere un sistema militare, un sistema difensivo che punti sicuramente alla difesa del più debole e del più povero. Qui bisogna fare naturalmente riferimento a tutte quelle dimensioni e quegli organismi sovranazionali, la NATO, le Nazioni Unite, l'ONU, l'Unione Europea, che agiscono soprattutto in quei contesti di guerra, possiamo vederlo anche oggi, dove le guerre sono condotte spesso non dagli eserciti nazionali, ma come possiamo vedere in questi giorni da anche organizzazioni terroristiche, di ripristinare la pace e di dare attenzione massima alla sicurezza del debole e alla difesa dei diritti del povero. In questo caso ho visto come seme del verbo della presenza professionale militare nel mondo questa, a livello cristiano, la difesa, la promozione della pace. In questo senso ho analizzato la situazione specifica della Chiesa Ordinariato Militare per l'Italia, facendo abbondanti, visto che siamo durante un sinodo, mi è parso opportuno, facendo abbondanti riferimenti a quello che è stato il primo e finora unico sinodo della Chiesa Militare Italiana, che come ho detto all'inizio è stato celebrato fino agli anni 90 ad Assisi e a Roma per volere di Monsignor Giuseppe Magni. Questo sinodo arriva dopo un importante documento di Giovanni Paolo II, che è Spirituale Militum Pure, una costituzione apostolica che definisce per la prima volta i militari come in se stessi, battezzati, che lavorano insieme come Chiesa. Una Chiesa, un popolo di battezzati a sé stante che per la mobilità, per la loro particolare condizione professionale e lavorativa, rappresentano una Chiesa a sé stante, quindi con tutto il diritto e con tutta l'opportunità di ricevere un'assistenza spirituale ad essa dedicata. Questa Costituzione Apostolica definisce e instaura a livello giuridico quello che è l'ordinariato militare in senso giuridico, che adesso negli stati in cui c'è un concordato bilaterale con la Santa Sede esistono. Su questa scia l'ordinariato militare per l'Italia decide di ripensare se stesso e di autocomprendere se stesso in questo sinodo. Leggendo i documenti del sinodo ho presentato tre grossi campi di pastorale in cui l'ordinariato militare espone una propria specificità ed espone una propria peculiarità. Il primo è quello della pastorale giovanile. Pastorale giovanile che ai tempi del sinodo era direttamente riferita alla grande quantità di ragazzi diciottenni che, chiamati alle armi, entravano nelle caserme per adempiere all'obbligo di leva. L'obbligo di leva non esiste più da circa 20 anni, ma nonostante tutto l'ordinariato militare continua ad essere, io penso di poterlo dire anche numeri alla mano, come la Chiesa più giovane, perché l'ordinariato militare ha un vasto numero, un grandissimo numero di giovani, a partire proprio dalle basi iniziali di quella che è la carriera militare, perché tutte le forze armate dispongono da alcuni istituti di formazione che ti formano il militare dalle carriere base, alle carriere addirittura dalle scuole superiori per certi istituti, alle carriere base del grado, ai marescialli, agli ufficiali. In tutti questi istituti di formazione il cappellano preposto ha una grande opportunità, ha l'opportunità di presentare in una società scristianizzata e secolarizzata, nella quale molti cappellani dicono i ragazzi che noi conosciamo sono ragazzi che pur battezzati non hanno mai fatto un'esperienza di parrocchia, non hanno mai fatto un'esperienza di pastorale, ecco che il momento in cui loro si formano per diventare militari può essere il Kairos, può essere il momento favorevole in cui possono entrare a contatto con l'esperienza cristiana, e ci sono tanti frutti che si possono vedere. In questo caso il cappellano ha l'opportunità grandissima di presentare il messaggio cristiano, di coinvolgere il militare o la militare anche in un'esperienza di comunità che spesso loro non hanno potuto fare proprio perché non vicini a qualsiasi esperienza di comunità fuori dalla caserma. È il momento per ricevere i sacramenti, è il momento per ripensare la propria fede, ma soprattutto è il momento per pensare alla propria professione futura. Dalle accademie usciranno anche i prossimi comandanti, i prossimi generali, i prossimi capi di Stato Maggiore, quelli che avranno della voce in capitolo anche su delle questioni militari importanti, per intendere il proprio mestiere, la propria professione dal punto di vista cristiano.
La seconda istanza pastorale che ho potuto rinvenire è la pastorale familiare. Per come detto, la vita del militare esige, specialmente per le carriere più avanzate, un'elevata mobilità. Si parla della permanenza di 2, 3, massimo 4 anni in un posto, per poi spostarsi in un altro, per poi rispostarsi. Questo vuol dire delle cesure importanti a livello di rapporti umani, questo vuol dire cesure importanti ed improvvise anche a livello comunitario. Quindi il cappellano è chiamato ad intervenire in tutte quelle situazioni anche di disagio familiare, perché lo spostarsi con i figli, lo spostarsi con i coniugi, molte donne anche sono militari, quindi vivono questo problema dal loro punto di vista, e purtroppo pone anche dei grossi problemi a livello psicologico. Non ne parliamo poi di quando bisogna affrontare i lutti che purtroppo ci sono di cause di servizio, di perdita della vita all'interno del servizio. Quindi il cappellano si pone in questo senso come una presenza familiare, perché è una presenza che si trova all'interno del luogo di lavoro, nel quale anche la famiglia, anche la prole, che come dice spirituali virtù pure, sono a tutti gli effetti fedeli della diocesi militare, perché nella diocesi militare i fedeli della diocesi militare sono anche i familiari e le persone che vivono assieme al militare. Quindi questo è un secondo campo di indagine, è un secondo campo di pastorale peculiare del militare. Il terzo campo di peculiare è quello della presenza in contesti critici. I militari navigano, i militari stanno spesso all'estero, lontano dalla famiglia, in condizioni di guerra, in condizioni di povertà della popolazione, e il cappellano è inviato soprattutto in quei contesti, soprattutto nel contesto di lontananza da casa, quando il cappellano è chiamato proprio attraverso il suo ufficio sacerdotale di insegnare, santificare e governare, è chiamato a ricordare: tu sei il militare cristiano, tu sei qui per difendere il debole, tu sei qui per difendere la pace, anche in tutti quei contesti quando difendere questa opportunità e difendere questo scopo primario può sembrare più difficile. All'interno di questa discussione sul secondo capitolo ho citato giustamente anche una voce contraria, che è la voce di Don Lorenzo Milani. Sappiamo che in quel dibattito in cui io facevo riferimento all'inizio, Don Lorenzo Milani è una voce, una fra le tante voci in disaccordo, fra le tante voci che hanno animato il dibattito. Si può pensare ad esempio a Pax Christi, si può pensare a tanti movimenti anche pacifisti all'interno della Chiesa Cattolica che hanno detto: il cappellano militare, la Chiesa militare non ha nessun senso, anzi è controproducente. Di Lorenzo Milani, che ho evidenziato brevemente, ho voluto fare una piccola specificazione a partire da alcuni due testi, da due suoi testi che sono i testi più conosciuti, Lettere ai cappellani militari e Lettere ai giudici, che lui ha scritto per difendersi in un processo. A volte capita anche di doversi difendere nella vita in un processo, e quindi scrive queste lettere a partire da una denuncia di un piccolo gruppo di cappellani militari in congedo di Firenze, che non rappresentavano però la totalità dei cappellani militari e non rappresentavano soprattutto la voce ufficiale dei cappellani militari. Don Lorenzo Milani viene denunciato dalla pubblica autorità per, diciamo, per favorito la diserzione dei suoi ragazzi. Lui, per difendersi, che cosa dice? Lui dice che non ha alcun problema in merito alla leva militare dei suoi ragazzi, perché dice, avendo un suo giudizio personale, mettersi sugli attenti, costruire muri di sacchi di sabbia sono attività in se stesso, lui dice, stupide, ma non sono attività cattive. Lui difende l'obiezione della coscienza nel obbedire ad ordini che potrebbero essere ingiusti, e fa tutta una disamina sulla storia, sul Novecento, sulla Prima Guerra Mondiale, sulla collaborazione sulla dittatura fascista e sulla guerra di liberazione nazionale dal 43 al 45. Quindi questo è quello che lui dice. Lui dice: io non contesto la leva militare in quanto tale, e non chiedo ai miei ragazzi di fare obiezione di coscienza. Io formo i miei ragazzi affinché la loro coscienza, anche in quanto militari, sia veramente libera.
E lì si apre naturalmente tutto un capitolo che andrebbe analizzato. Andrebbe analizzato sull'obiezione di coscienza con i militari, andrebbe analizzato in campo medico, e c'è un grandissimo dibattito su questo. Ma ho voluto dare anche questa voce, stringiamoci. Il terzo capitolo è quello che è un po' più interessante, un po' più così ardito di rispondere alla domanda: esiste il cristiano? Si può essere cristiano militare, ma si può essere santo in virtù dell'essere militare? Allora ho recuperato la vocazione universale alla santità che dal Concilio Vaticano II in Lumen Gentium è applicata anche a quello che è il perseguimento della santità personale attraverso la propria professione. E faccio l'esempio di Giovanni Paolo II che ne parla in Laborem Exercens e Francesco che ne parla in Gaudete et Exultate, e presento, e qui spiego veramente, tre modalità di essere santi anche essendo militari. Il primo è quello di Giovanni XXIII, che è stato soldato di leva, sergente di sanità, cappellano militare e papa, e che proprio durante il suo servizio come sergente di sanità cambia molto la sua opinione del servizio militare, perché se da soldato di leva diceva la caserma è un posto in cui io sicuramente perderò la vocazione, da cappellano militare dirà qui ho potuto conoscere i cuori veri dei ragazzi italiani. E questa esperienza militare lui se la porterà dietro fino a quando diventa papa, in cui riceverà poi anche il cappellano, eccetera, anche dopo la morte, perché è stato proclamato nel 2017 patrono dell'esercito italiano, nel 2018 anche patrono della scuola di cappellani militari. Il secondo esempio che porto è Salvo da Cristo, del quale è aperta la causa di beatificazione, che è con una vita di fede fecondissima per la sua giovane età, in un momento storico tragico della Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista, offre la sua vita in cambio della vita di 23 civili a pochi chilometri da Roma, a Torre di Palidoro, dove lui appunto dona la sua vita, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici con una divisa addosso, per 23 civili che altrimenti sarebbero stati fucilati per rappresaglia. Il terzo esempio che io pongo è quello della santità della porta accanto. Non sono nomi. Papa Francesco ci dice in Gaudete et Exultate: la santità non sono anche solo persone, i santi dei santini, non sono solamente persone che compiono atti eroici, ma sono i nostri vicini di casa. Chi sono i vicini di casa dei militari che si santificano quotidianamente? Ho citato due esempi: i caduti nelle missioni internazionali di pace, che hanno quindi dato la vita per il bene superiore, e gli angeli del mare, e gli operatori della Guardia Costiera, che è un corpo militare afferente alla Marina Militare, che da decenni presidiano il Mediterraneo e salvano decine di migliaia di vite costantemente, e anche si adoperano affinché i criminali che ci guadagnano sulla morte di queste persone non possano più lavorare, ma che comunque sono la frontiera dell'Europa, sono uomini e donne con le stellette che lavorano per salvare vite umane. Quindi San Francesco di Sales, nella lettura dell'ufficio che leggeremo in gennaio, dice: è una cosa pazzesca pensare di togliere la devozione, in quella che è la sua opera, la devozione dalla caserma del soldato, dall'officina dell'artigiano, dalla casa della famiglia. Quindi già 400 anni prima lui diceva: è possibile essere santi anche essendo militari. Io in questa piccola ricerca ho cercato, ecco, di, attraverso il metodo teologico fondamentale che ho appreso, insomma, in queste stanze, spero di averlo preso bene, professor Micalelli, e ho cercato di dar conto della speranza che è in noi, in questo, se vogliamo, particolare, in questo, se vogliamo, sconosciuto, in questo sconosciuto ambito. Ecco, ringrazio anche per l'opportunità di aver studiato qui, di aver fatto questo bel percorso di studi. Ringrazio Marco che mi ha aiutato in questi ultimi tempi, ringrazio i seminaristi che sono qui presenti, dedico a loro, che sono i miei fratelli, questo piccolo lavoro che ho fatto. Basta, non ho nient'altro da dire. Diciamo che poco dopo fa, mentre venivo, la portineria ha consegnato il dono dei due amici, Roberto Mancini e Brunetto Salvarani, nel libro Oltre la guerra, la via della pace, tra teologia e filosofia. Anche perché, a me sembra, insomma, il tuo lavoro si è intriso di un profondo realismo, no? Fai i conti con la realtà purtroppo è polemos e padre di tutte le cose, quindi rivela come te, altro come a voi.
Cioè, però un po' di utopia, insomma, non fa male, perché altrimenti se ci appiccichiamo semplicemente, ci agganciamo semplicemente alla realtà, e allora diventiamo anche piuttosto pessimisti circa la possibilità che questa realtà possa evolvere. E di fatto lui è ben consapevole che c'è una grande evoluzione lì nel concetto di guerra, laddove il concetto di guerra, soprattutto a partire dalla prima guerra mondiale, coinvolge sempre più vittime civili, e lo sappiamo. Quindi in questo senso credo che insomma sia difficile poter aderire all'idea della guerra giusta nel momento in cui si realizza questa situazione. E sono sotto gli occhi di tutti adesso qui le decapitazioni dei bambini. Questo è un aspetto, ma è in evoluzione la presa di coscienza delle persone, penso, che fanno i militari, di coloro che hanno pensato di aderire alla proposta dei cappellani militari. Perché qual è il problema? Cioè il problema era piuttosto quello che questa funzione, questa figura del cappellano militare veniva percepita e vissuta come un privilegio, perché si trattava comunque di un ufficiale che portava appunto i gradi, si trattava di una persona che era attribuita a livello dei, cioè della gerarchia militare stessa, e godeva di un particolare privilegio. Ora dentro la presa di coscienza da un lato dell'ordinariato da parte nostra in Italia, dall'altro anche la visione che si andava più diciamo diffondendo non è più questo. Cioè diventa quella effettivamente la possibilità di rendere un servizio laddove c'è bisogno. E allora io affiancherei piuttosto la figura del cappellano militare, che non può portare le armi, a quella del medico militare. Cioè come in una situazione umana di grave difficoltà c'è bisogno di chi soccorre, e il medico è chiamato a soccorrere sia i suoi che gli altri, come il cappellano è chiamato ad evangelizzare sia gli altri, quelli che sotto la cui bandiera insomma milita, sia coloro che militano sotto la bandiera del nemico. E in questo senso può darsi che la cosa insomma si possa in qualche modo approcciare in una maniera anche evangelica. È vero che Giovanni XXIII fece questa evoluzione. Però c'è un'evoluzione opposta in Don Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari che partì per la prima guerra mondiale, e fece il suo servizio militare e ne uscì con la convinzione che quello che gli veniva chiesto era un servizio che lui, dal quale doveva prendere le distanze, insomma, preferendo l'attività della parrocchia a quella della carriera. Prego. Quindi no, ci sono, diciamo, c'è un dibattito, e il dibattito secondo me fa sempre bene, proprio perché c'è un'evoluzione interna a questi grandi, a queste grandi idee, a questi concetti. E poi c'è l'altro elemento, che ovviamente non potete non accennare, che forse un senso maggiore aveva quando c'era la leva, adesso che la leva non c'è più. Ecco, in fondo si tratta di una assistenza a dei professionisti. Cioè, i militari di oggi sono professionisti, non sono militari di leva. Però abbiamo sempre una via d'uscita, grazie anche a Don Milani, che è l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è il servizio civile, che io ritengo che noi come credenti dobbiamo continuare a raccomandare quando possibile ai nostri giovani, perché è un'esperienza estremamente formativa ed educativa. All'epoca di Don Milani si rischiava un processo perché si veniva accusato di essere contro lo Stato, quindi di avere un atteggiamento di diserzione o di incoraggiare la diserzione. Allora, piuttosto che contrapporre servizio civile e servizio
servizio militare, bisognerebbe ripensare il servizio militare come una delle forme del servizio civile, cioè come una forma di presenza caritatevole all'interno di una situazione di disagio e di fragilità. Leggiamo il giudizio della Burla. Qui stanno scritte via ordinaria alla sanità. Sì, ho letto. I nostri. Anche della mia convocazione. Anche della tua convocazione. Tu l'hai il giudizio scritto del professor Giuseppe, del professor Sergio Lavoro. La tematica è molto interessante e sempre attuale. Il lavoro muove sulla linea dell'apologia militare senza problematizzare il contesto paradossale in cui si sviluppa. Le quattro icone militari del Nuovo Testamento ricevono da Gesù indicazioni di come comportarsi, un apprezzamento con persone di spessore come dimorati di Dio, ma non emerge la conflittualità. Nella presentazione del suo libro sui sentieri della pace 2013, Vincenzo Verdi, generale d'armata e arcivescovo castrense, disse: non c'è contraddizione tra militari e uso delle armi. I militari nostri non usano le armi per uccidere. I militari sono uccisi, non sono accaniti e non riconoscono nell'altro un nemico, un loro nemico da abbattere. La professione militare è evangelica, perché è in relazione al comandamento di amare gli altri. Che cosa significa l'assistenza spirituale a chi è autorizzato a usare la forza e obbligato a seguire regole etiche e giuridiche? Non c'è il rischio che ne esca una pace con un casco militare? Il contributo dal tono lineare apologetico militare meriterebbe di ospitare anche la voce del paradosso nella necessaria conflittualità contestuale tra pace e guerra. Tra guerra e pace. Allora, grazie Cristian Massaro, perché insomma è la tutta un tema complesso, quindi bravo, penso che ovviamente attualissimo, utile, necessario, penso che dovresti anche riprenderlo e strutturare il tema anche in maniera un pochino più articolata, nel senso che hai toccato cose diverse alla fine, e invece ciascuno forse meritava un approfondimento specifico, magari ora ti spiego meglio. Ma per dirti, sei proprio in tema, perché io domani a quest'ora dovrò cominciare un corso intensivo in Gregoriana con più docenti in teologia della pace, con più docenti. E quindi insomma, ecco, mi torna anche utile questa tua tesi. Allora, come? No, ma fa riflettere, è molto importante. Faccio solo tre annotazioni. La prima è che c'è un po' un salto, cioè passi dalla Bibbia a Giustino e poi arriva la modernità, magari già che c'è il metodo genetico e il tema affrontato in maniera, no? Strutturava un pochettino meglio la questione. La seconda, abbiamo capito che grazie al professor Lorizio c'è un po' di dialettica, quindi hai messo con Milano. Allora, ma perché sono con Milano? Perché l'Italia è famosa per quanto riguarda la violenza. Capitini, Lanza del Pasqua, Torino Bello, persino Torino Dolce, quindi insomma c'è tutta una storia che si poteva anche, ovviamente la tesi sarebbe diventata grande, però si potevano magari menzionare. E la terza notazione che ti faccio, tu qui dici assistenza spirituale, ma poi non dai molto spazio, voglio dire, questa è una tesi di teologia fondamentale perché ne ha fatto il professor Lorizio, però ecco, ci stava bene anche un capitolo in più di teologia spirituale, cioè come lo assisto spiritualmente io, militare, magari in un momento di conflitto che so che andrà ad uccidere. Ecco, poi bellissima la conclusione del capitolo con i tre esempi, bravissimo, molto bella. Ecco, però ecco, questi tre punti volevo mettere in evidenza, proprio perché ecco, questa tesi si poteva approcciare in tre modi: o fare una cosa genetica sulla guerra e la pace, o fai una tesi dialettica, quindi metti a confronto due posizioni opposte, oppure la fai più spirituale, quindi proprio una tesi di teologia spirituale, come si deve comportare il cappellano militare. Grazie. Siamo a chiusura lì, un po' di scolpa. Un
aspetto, uscita, estraordinaria. Abbiamo valutato il curriculum dei due studenti, università, il lavoro scritto, la discussione che ne è derivata, ti viene conferita la licenza specializzata in biologia fondamentale da parte della facoltà di biologia della Pontificia Università Lateranense con la qualifica summa cum laude 88 su 90. Bene. Bravo, una foto.